In questo nuovo video tutorial ci occupiamo di installare un nuovo plugin, particolarmente prezioso per editare contenuti accessibili attraverso l'estensione della barra degli strumenti che noi abbiamo nello spazio di editing con dei pulsanti che sono particolarmente appropriati per gestire al meglio l'inserimento dei nostri contenuti. Il plugin si chiama TinyMC Advanced e ora ci occupiamo di installarlo e di attivarlo. Andiamo nel nostro pannello di amministrazione, spostiamo il mouse in corrispondenza di plugin e clicchiamo su Aggiungi nuovo. Ecco che noi abbiamo qua una casella di testo, scriviamo TinyMCE con una C sola, spazio Advanced. Attenzione che quando si fa questa ricerca mirata, in particolare per questo plugin, bisogna scrivere di fianco TinyMCE, se no non lo troviamo. Questa è ovviamente una ricerca mirata, no? Noi potremmo anche cercare un nome e metterlo non così preciso, no? Però in questo caso noi sappiamo cosa vogliamo installare e quindi andiamo dritti sulla ricerca. Ecco qua il primo, notate che è la versione 3.4.9, ha un punteggio di 4 stelle. Questo è un buon criterio, per vedere se un plugin è valido oppure no, eh. Ad esempio, se noi non lo conoscessimo a fondo, dovremmo andare su dettagli e vedere alcune caratteristiche, no? C'è una presentazione del plugin, tra le quali quelli che sono anche i giudizi di chi lo utilizza e anche il numero delle volte in cui il plugin è scaricato, indicatore molto utile per capire quanto il plugin è sostenuto anche da una comunità più o meno vasta di utilizzatori, oltre che di sviluppatori. Clicchiamo su Installa ora. Questi sono tutti i plugin ormai maturi di cui abbiamo verificato l'uso in tante altre installazioni, per cui possiamo andarne abbastanza sicuri. Attiva i plugin e adesso, come quasi per tutti i plugin, occorre passare al momento di configurarli. Con il mouse su impostazioni selezioniamo proprio TinyMCE Advanced e vedete che viene presentata una batteria di strumenti che è modificabile a piacere. Alcuni li possiamo togliere semplicemente trascinando dall'alto al basso, altri li possiamo aggiungere dal basso in alto. Quindi è abbastanza a scelta questa operazione. Però, già che ci siamo, la commentiamo insieme. Ad esempio, io tolgo il barrato, che non lo uso nei nostri siti. Tolgo la grandezza del font perché preferisco gestirla direttamente dalla nostra foglia di stile. Tolgo anche i colori di background. Tenete però presente che WordPress si è sempre evoluto nel tempo nella linea di generare sempre dei contenuti attenti ai cosiddetti standard. Per cui nel momento in cui voi andate anche a mettere un colore di sfondo, automaticamente WordPress genera un codice corretto, nel senso non utilizza elementi HTML, tra virgolette, deprecati dal W3C, che è il consorzio mondiale che guida un po' l'evoluzione del web, ma li inserisce come stili interni. Questa è una piccola notazione tecnica, però siccome sono elementi questi che non uso, li tolgo, anche perché preferisco una gestione completa attraverso, ripeto, il foglio di stile che mi garantisce anche maggior coerenza grafica. Cosa vado invece ad aggiungere come elementi utili per l'accessibilità? Certamente gli acronimi, eccolo qua, e le abbreviazioni. Già, li mettiamo magari qua, già dai primi manuali di stile, no? Anni 90 e via discorrendo, c'è sempre stato l'invito in chiedita contenuti nella pubblica amministrazione di non abusare di acronimi e sigle. Questo perché molti non li conoscono, finisce per essere un gergo per pochi. Adesso cerco un attimo, scusate però, l'abbreviazione che non trovo. Eccola qua, la metto di fianco all'acronimo. Ecco, tuttavia può capitare a volte che li abbiamo e quando ci sono, per evitare un gergo interno, si può usare il pulsante acronimo che consente di fare una descrizione della sigla. Questo è molto utile, non tanto e non solo dal punto di vista dell'accessibilità, ma anche della chiarezza
chiarezza della comunicazione. Vediamo altre cose interessanti. L'ancora. L'ancora ci consente di fare i segnalibri interni, cioè i collegamenti ipertestuali all'interno di un testo. Quando lo utilizzeremo? Utilizzeremo ad esempio nel glossario o in altre pagine lunghe. In questo modo faciliteremo, no, la scansione del documento lungo con dei link interni. Poi molto importante la tabella. Tabella è uno di quegli elementi per il quale bisogna prestare attenzione in termini di accessibilità, perché immaginate una persona non vedente che ovviamente fatica a risultarsi all'interno di questo insieme di righe e colonne. Dedicheremo poi a questo magari un video tutorial apposito. Ecco, questi sono i fondamentali. Vediamo se c'è ancora qualcosa di molto importante. Ma sì, potrebbe essere il taglio copia e incolla, se uno poi agisce all'interno di un'unità visuale con questi, però direi che questi sono i fondamentali. Poi ecco, magari anche le citazioni. Citazione, quando uno cita una frase di qualcun altro, un personaggio famoso o altro, e c'è un elemento HTML apposito, si chiama block quote, che ha lo scopo appunto di marcare correttamente la citazione. Direi per il momento è questo, ma poi se volete metterne altro ovviamente ritornate qua. E proseguiamo, lasciamo immagini avanzate, mettiamo anche, io direi di cliccarle un po' su tutti, i menu eventuali contestuali e la lista avanzata, le opzioni di lista avanzate, sicuramente i link avanzati che ci consentono peraltro di gestire al meglio anche le ancore, più altre funzionalità utili anche per accessibilità. E certamente andiamo anche a mettere il link sullo Stop Removing il PLBR. In questo modo, quando noi andiamo nell'HTML, vediamo tutto il codice corretto, perché in automatico, in assenza di questo, l'HTML, che è poi il linguaggio, no, che serve per andare poi a tradurre in una pagina web ciò che noi scriviamo come contenuto, l'invio viene scambiato per uno di questi due elementi. È meglio vederli nell'HTML che immaginarli. Per il momento ci fermiamo su qua, poi vedremo se sarà necessario avere altro. Salva cambiamenti, li abbiamo messi. Per vedere la prova, noi clicchiamo su nuovo articolo e vedrete che vi troverete di fronte, ecco, a una barra degli strumenti arricchita. Bene,